cerimonia di consegna degli attestati della 11ª edizione del Premio Italia Medievale, della 9ª edizione di Filo di Blon, premio letterario per racconti brevi e inediti liberamente ispirati al Medioevo. È venuto naturale a un certo punto unire le due cose in maniera tale da fare una sola premiazione ed avere il piacere di avervi tutti con noi, ed è un piacere enorme vedere che oggi siete numerosissimi a questa premiazione, ben oltre le nostre aspettative, e sono praticamente presenti tutti i premiati, e questo ci fa ancora più piacere. Quindi lascio la parola alla Bottega Fresco di Fedora Blasco e Patrizia Gioia da Roma, vincitori della categoria Arte. Siamo molto lieti di essere qui questa sera, anche un po' emozionati, speriamo di riuscire a parlare un po' della nostra attività. Ci presentiamo, siamo Fedora e Patrizia. Allora, Patrizia Gioia, dottoressa in chimica, da sempre interessata all'arte, all'alchimia dei colori, ha fatto varie sperimentazioni nel campo artistico fino ad arrivare a conoscere la tecnica dell'affresco, che come dice lei diventerà una passione irrinunciabile. Fedora Blasco, architetto, da sempre interessata al mondo dell'arte, oltre alla sua attività professionale si occupa anche di varie attività artistiche, cercando di fondere insieme materiali e tecniche, linguaggi moderni. Per la categoria spettacolo vince l'11ª edizione del Premio Italia Medievale la Compagnia del Coniglio di Asti. Portiamo i saluti anche da parte degli altri membri del gruppo che per motivi vari, impegni vari, non potevano essere qui presenti oggi. Noi, innanzitutto siamo molto felici e molto emozionati di aver vinto questo premio. Noi siamo nati abbastanza da poco, cioè siamo nati nel 2012, siamo partiti come gruppo di musica medievale, come gruppo di musica per feste medievali da strada, con cornamuse e tamburi, siamo partiti in contatto appassionati con un gruppo di coscienza. E poi pian piano abbiamo iniziato a cercare di evolverci, a introdurre altri strumenti, ghironda, biella, percussioni suonate in maniera diversa, e adesso stiamo, il nostro percorso è ancora lungo e non arriverà mai a una fine, credo e spero, ma noi cerchiamo comunque di divertirci, per divertire il pubblico, suonando musica che parte da basi medievali, ovviamente in alcuni casi riarrangiate secondo il gusto moderno, secondo anche il tipo di festa o di manifestazione in cui partecipiamo. Grazie. Grazie alla Claudia Cuffagni dell'ensemble La Reverdì. Un grande applauso perché è uno dei gruppi in assoluto migliori del nostro panorama. Ringraziare Italia Medievale per questo riconoscimento. Il mio gruppo è nato nel 1986, quindi sono quasi 29 anni ad agosto dell'anno prossimo, e devo dire che è la prima volta che riceviamo un premio in Italia. All'estero ne abbiamo già ricevuti, ma in Italia non è mai successo, non ho proprio sentito. Grazie a Sandra Reverdì, che merita veramente di essere conosciuto da chi ancora non lo conosce. Lo potete fare anche attraverso una ricca produzione musicale fatta di ottimi CD, che è la Compagnia del Cardo e del Bruco, che io chiamo a ricordare. Grazie mille, buonasera, vi ringraziamo per questo premio. Noi siamo la Compagnia del Cardo del Brugo, una compagnia di evocazione storica che è nata nel 2002, sono 12 anni che andiamo in giro per l'Italia e non solo, lungo e largo, a fare evocazioni storiche. Siamo un gruppo multiepoca, per cui non facciamo soltanto medioevo, ma ci siamo caratterizzati sul medioevo nord europeo e il medioevo italiano, precisamente il medioevo milanese, e poi facciamo anche rievocazioni storiche risalenti al periodo antico, quindi alle guerre puniche, facciamo i Celti, per rimanere grazie in area. Passo molto volentieri alla categoria istituzioni, categoria che vede trionfare il circolo culturale I Marchesi del Monferrato. Un applauso.
Marina Moro, una associazione che ha sede in Alessandria, che è nata esattamente 10 anni fa, e si occupa di recuperare la storia di quello che è stato uno degli stati italiani più antichi, perché Monferrato nasce nel 967 e termina la sua esistenza nel 1708. Quindi una storia veramente di 7 secoli e mezzo, una storia dimenticata, una storia cancellata un po' dai libri di scuola e non solo da quelli. Va bene, Camilla. Grazie. Io ringrazio ancora il Circolo Culturale Marchese Monferrato con Pierluigi Piano, Roberto Maestri, Nadia Guzzi. Non posso più presentare quindi in Garda Trentino, che ha una nutrita delegazione, il presidente Marco Benedetti, il sindaco Perfetto. Sono come il sindaco di Tenno, dove risiede il borgo medievale più sicuramente conosciuto, che è il canale di Tenno, Rino Marocchi, che è un po' il deus machina di questo borgo, e naturalmente i nostri due figuranti che portiamo durante l'anno nella nostra rappresentazione. Un applauso doppio, anche perché ci hanno fatto venire fame, assaggeremo i prodotti tipici del Garda Trentino. Grazie ancora. Categoria editoria Quasi Re, Vita di Fortebraccio, Capitano di Ventura, edizione Minerva, di Marco Ruffini, l'autore qui presente, si aggiudica la categoria editoria Cultura Critica. Questo libro, che si è intitolato Quasi Re, parla di un grandissimo personaggio che forse non è conosciuto abbastanza per quanto vale. Braccio Fortebracci, detto anzi più semplicemente Fortebraccio, da Montone. Montone è una cittadina bellissima dell'Umbria che vi consiglio tutti di andare a visitare, perché è proprio rimasta medievale, veramente intaccata. Fortebraccio. Grazie ancora Marco Ruffini, alla casa editrice Minerva. Poi quest'anno vince nella categoria multimediale un portale giovane, nato da poco, un'invenzione di Elvira Bevilacqua. Il portale è lastoriaviva.it. Mi piaceva elencarle, poi mi sono accorta che la pagina Facebook è volatile, cioè scorre via e nessuno più la vede dopo un paio di giorni. Ho disegnato il sito semplicemente per indicizzare le cose. La sorpresa incredibile è stata che dopo un mese mi è arrivato dopo un mese dall'apertura la candidatura. E dopo un anno sono qui, quindi sono piccolissima davanti ai giganti che hanno investito dei decenni nei loro progetti, che sono stati premiati come oggi, per i voti che ho ricevuto, e ringrazio di avermi accompagnato in quest'anno l'Associazione Italia Medievale. Grazie. Allora, mi sono dedicata all'attestato e mi sono dedicata all'ambito di questa cerimonia di consegna degli attestati ai vincitori dell'undicesima edizione del Premio Italia Medievale 2014, abbiamo inserito già da un po' di anni anche la consegna degli attestati ai vincitori del nostro piccolo concorso letterario. Poi piccolo nemmeno tanto, perché il numero di racconti che ci arrivano è in continua crescita, e anche questo testimonia di quanto alcune cose che vengono dette non siano assolutamente vere, come per esempio il fatto che gli italiani non amano leggere, non amano scrivere. A giudicare dal numero di racconti che riceviamo, potrei tranquillamente smentire questa affermazione, che è di Franco Sgonzo, con un racconto molto interessante intitolato Il tanchio nella casa del rabbino. Allora, con Alberto Eretico, secondo classificato, Alessio Innocenti. Questo personaggio doveva essere raccontato, aveva necessità di venire raccontato, e spero che poi riusciate a leggerlo per capire i motivi. Quindi vi ringrazio, per me è stato un enorme piacere vivere questa esperienza, e grazie a tutti. Sto parlando di Ivan Fowler e dell'Original History Works, che sono un altro premio speciale Italia Medievale 2014. Invito a venirlo a ritirare e a raccontare la loro bellissima attività, iniziativa Original History Works, Ivan Fowler.
cittadino. Per parlare del Medioevo parliamo dei Longobardi, parliamo del Barbarossa, di Geoffrey Chaucer, il poeta inglese che venne in Lombardia nel 1300. A Siena, dove abbiamo anche le Original History Walks, parliamo del Palio di Siena e le sue origini medievali. Parliamo anche di Dante. Bellissimo, perché? Uno direbbe, perché non parlate di Dante a Firenze? No, perché è bello parlare di Dante a Siena, perché Dante mise tutti i senesi nell'inferno. Il Fondo Speciale Italia Medievale, 11ª edizione, è per la Liuteria Severini ed è qui con noi Giuseppe Severini, a cui io sono felice di consegnare questo premio. È il più lontano, ma anche qui vicino di tutti i premiati, perché arriva dalla migliore Sicilia. Vi lascio la parola e vi lascio il vostro invito. Non avesse mai veduto fuoco, non crederia che cocere potesse. Anzi, mi sembraria solazzo e giuoco lo so il splendore quando lo vedesse. Ma se non lo toccasse in alcun luogo, ben mi sembrara che forte facesse. Quello d'amore m'ha toccato un poco, molto me coce. Che s'apprendesse, in voi, Madonna mia, che mi mostrate dal solazzo amando, e voi mi date pur pena e tormento. Certo, amore fa gran villania, e non distringe te che vai cavando, e a me che servo. Sonetto è di Jacopo D'Alentino, mio conterraneo, che nel 1200 inventa questa forma poetica. E la forma del sonetto è stata poi diffusa universalmente e utilizzata fino ad oggi. È come aver inventato un teorema fondamentale della fisica, parlando di letteratura. Perché la forma del sonetto è una forma letteraria particolarmente sintetica e particolarmente efficace nel trasmettere le emozioni e anche i concetti. E Jacopo fa parte del mio repertorio. Io per tanti anni ho lavorato nella rievocazione. Sono particolarmente contento di essere qui per due motivi: perché non ho mai ricevuto un riconoscimento, l'Italia medievale me lo ha offerto così con grande con molto entusiasmo da parte mia, ma c'è un motivo. Io sono di madre siciliana e di padre calabrese, ma sono nato a Milano. E quindi questo, io ho vissuto per 37 anni a Milano e sono 20 anni che sono tornato a vivere in Sicilia. È un ritorno, si può dire, genetico, no? E vivo in un paese di montagna medievale, medievalissimo, che si chiama Randazzo, alle falde dell'Etna. Questo è un momento per ricongiungere queste due parti della mia vita. È un istante.